Eccoci qui. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e benvenute e benvenuti a questo importantissimo appuntamento, da noi estremamente voluto, di presentazione della conferenza stampa della, delle Giornate del Teatro Svizzero che lanciano questi bellissimi, questa bellissima settimana di eventi qui eh, in Ticino. Lascio subito la parola a Sandrine Kuster, co-presidentessa delle giornate del Teatro Svizzero, per iniziare questa bellissima manifestazione. Grazie mille. Grazie a tutti. Buongiorno, benvenuti, guten tag, herzlich willkommen, bonjour à toutes et tous. Voilà, maintenant je suis en français, merci beaucoup, merci. Euh, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus ce matin si nombreux et si nombreux ici à LAC, que je remercie encore du fond du cœur pour cet accueil. Et je salue aussi tous celles et ceux qui nous suivent ce matin en streaming. Et euh, on est ravi d'être ici au Tessin pour la présentation de la 11e édition des journées du théâtre suisse, qui pour la deuxième fois, puisque nous étions venus... En 2017, déjà au ça on est très ravis de revenir encore une fois. Donc, les journées du, du Théâtre suisse ont lieu du 23 au 26 mai 2024. Les journées du Théâtre suisse, c'est quoi Eh bien, c'est une fête absolument incroyable qui se passe toutes les années, qui dure à peu près 4-5 jours. Et on fait la fête au théâtre. Donc, à la fois, c'est une manifestation qui permet au public d'une région, d'une ville, d'un canton, de découvrir, de redécouvrir des spectacles que vous n'avez peut-être pas vus dans les programmations de la région. Découvrir des spectacles qui viennent de Genève, de Zurich, du Valais, du Tessin aussi. Et puis, c'est aussi un programme cadre qui se déroule toute l'après-midi, dans lequel on déploie des questions, des, des débats, des conférences sur des thématiques qui touchent de près ou de loin. La politique culturelle, la culture, comment on fait le théâtre aujourd'hui, ici, en Suisse. La Suisse, qui est véritablement un pays extraordinaire de théâtre, avec toute cette diversité, ces quatre langues. Et puis aussi, les journées du théâtre suisse, c'est très important pour nous, c'est vraiment se faire rencontrer à la fois le théâtre institutionnel, comme on peut le voir à Bâle ou à Zurich, mais aussi le théâtre indépendant. Et ça, c'est très important. Euh, nous sommes donc pour la deuxième fois au Tessin et on est ravis. Et euh, une partie du programme se déroulera également à Bellinzona avec deux pièces qui seront présentées là-bas. Ici, à Lac, il y aura le centre du festival où nous pourrons tous nous retrouver à la sortie des spectacles, manger, <coughs> boire, faire la fête. C'est ici aussi qu'aura lieu le programme cadre dont je parlais tout à l'heure. Il y aura également un spectacle site-spécifique ici à Lugano. Et euh, Julie parlera du programme tout à l'heure. Voilà. Euh, J'aimerais dire que pour nous, les Journées du Théâtre Suisse, depuis qu'elles ont été créées en 2013 à Winterthur, ça a toujours été extrêmement important de travailler avec le territoire, autant euh, venir avec des pièces qui viennent d'ailleurs en Suisse, mais c'est très important de travailler en collaboration avec les institutions qui sont ici, mais également les groupes de théâtre, les écoles et euh, le public et euh, les étudiants. Donc c'est vraiment un ancrage entre, le, entre des productions qui viennent du restant de la Suisse, mais aussi que l'on ancre ici, dans un territoire, dans une langue, dans un paysage. Et c'est extrêmement important. Je donne, sans plus entendre, la parole à madame Marina Carobio-Guccetti, che è la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dei Sport del Canton di Tesson. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti. È un grande piacere per me poter intervenire a questa conferenza stampa che eh, lancia le giornate del Teatro Svizzero, come abbiamo sentito, questo importante festival annuale della produzione teatrale elvetica, che è giunto alla sua undicesima edizione e torna in Ticino dopo sette eh, anni l'altra edizione in Ticino era del 2017 con appunto degli eventi che si svolgeranno a Lugano e anche a Bellinsona dal 23 al 26 maggio e permetteranno di trasformare il nostro cantone per quattro giorni in un grande palcoscenico nazionale cantonale anche con dei riferimenti anche internazionali e sarà luogo di teatro ma anche di dialogo in un contesto che è quello anche cantonale, che ci piace far conoscere anche al resto della Svizzera, di un'offerta culturale molto ricca e molto variegata. Quindi c'è la possibilità di incontro tra varie proposte, come abbiamo sentito, nazionali e di far conoscere, come dicevo, quelle cantonali. Si tratta di un evento poi molto importante, questo festival, perché si inserisce in un momento in cui c'è una grossa attenzione anche a livello politico. Sulla cultura. Da un lato, perché eh, la Confederazione, il Consiglio federale, ha presentato recentemente il messaggio sulla cultura per il prossimo quadriennio, che adesso inizia eh, ad essere approfondito dalle Camere federali e quindi eh, delinea un po' quelle che sono le indicazioni di politica culturale della Confederazione. Dall'altro, perché noi, come cantone, abbiamo recentemente presentato le linee programmatiche, su cui tornerò, eh, le linee programmatiche della cultura in Ticino. Che sono importanti anche per il teatro nel nostro cantone e poi anche perché molto si muove, lo sentiremo dai rappresentanti dei municipali presenti anche a livello di città. Vi dicevo appunto che ehm, abbiamo presentato come Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport le linee programmatiche 2025-2027 per la cultura del cantone Ticino. L'abbiamo fatto dopo un processo eh, molto partecipativo al quale hanno partecipato. 300 persone rappresentanti di istituzioni della cultura indipendente con l'obiettivo di eh, riconoscere l'importante ruolo che la cultura svolge eh, nel nostro cantone nel, che permette di consolidare e arricchire la nostra identità, valorizzare quello che è il patrimonio materiale e immateriale, riconoscere e sviluppare la diversità, sostenere l'inclusione e rafforzare la coesione sociale, il plurilinguismo e la multiculturalità. Senza poi dimenticare che la cultura genera importanti ricadute anche a livello economico, dirette e indirette sul territorio, che passano poi anche dal riconoscimento del lavoro di chi nella cultura vi opera. Le linee programmatiche, non voglio dilungarmi perché le abbiamo presentate eh, appunto in una conferenza stampa e sono disponibili, ma hanno una stretta relazione con quello che viene fatto o si discuterà anche attorno a questo festival. Abbiamo sentito che ci saranno dei momenti di riflessione sul ruolo della cultura, sul ruolo e l'importanza anche dello, del teatro in Svizzera. Ecco, Dicevo le linee, eh, Ticino, dicevo, le linee eh, programmatiche sulla cultura prevedono 30 misure per raggiungere gli obiettivi che avevo elencato prima e eh, vogliono, nascono, come dicevo, dal lavoro, eh, dal coinvolgimento del territorio che deve continuare ed è l'auspicio anche di questo festival, della collaborazione con le istituzioni, comprese le istituzioni comunali, e eh, del coinvolgimento e il lavoro con il settore della cultura indipendente. In questi obiettivi e in queste misure vi è giustamente anche spazio per il teatro attraverso la, necess la necessità di continuare a sostenere le strutture teatrali e gli spazi dove si crea, eh, teatro si fa, teatro si propone, teatro, ma anche con il sostegno alla creazione e alla promozione teatrale così come monitorando le condizioni eh, di lavoro e salariali di chi vi opera per garantire salari e retribuzioni giuste ed adeguate, ma anche per garantire pari opportunità di accesso anche alla cultura e anche mettendo l'accento su quello che è un tema eh, molto importante per me ma anche per il Dipartimento e per chi fa cultura, che è quello di eh, promuovere la parità di genere anche a livello della cultura. Anche a livello delle istituzioni teatrali e a chi dirige, per esempio, le proposte teatrali nel nostro cantone. Stiamo poi lavorando anche a un pass per la cultura per i giovani fino a 25 anni, che permetterà l'ingresso gratuito a prezzi ridotti presso gli operatori e gli istituti aderenti e quindi anche. Eh, promuovendo la partecipazione e eh, la, la possibilità di seguire delle proposte teatrali e stiamo lavorando sul rafforzamento della partecipazione e della mediazione culturale. Passi necessari per il nostro cantone, di, dei quali potrà beneficiarne, ne sono convinta anche tutta la scena teatrale eh, cantonale, che eh, è molto variegata, come dicevo, ma è anche molto importante e molto in presente. Sono veramente contenta che possiamo avere questa possibilità di farla conoscere. Al resto eh, della Svizzera. C'è cioè, poi il tema degli spazi della cultura indipendente, anche su questo stiamo lavorando assieme alle città e eh, comuni per fare una mappatura di quanto è disponibile sia a livello pubblico che a livello privato e per poter poi mettere a disposizione questi spazi per eh, la cultura indipendente. Ma il festival, oltre agli spettacoli, permetterà di riflettere sull'importanza della cultura e del teatro grazie anche a conferenze, tavole rotonde. Workshop in cui i professionisti e le professionisti, gli artisti e gli artisti si incontreranno e eh, si confronteranno. Ci sarà anche la possibilità di coinvolgere associazioni, ma anche eh, le scuole e i giovani e questo per noi è molto importante per me poi come responsabile della cultura in Ticino ma anche eh, dell'educazione, della scuola del nostro cantone. Il fatto di coinvolgere e di avvicinare i giovani e le scuole alle proposte teat teatrali, al teatro e alle attività è sicuramente importante in questo senso con le organizzatrici e gli organizzatori abbiamo discusso di come promuovere ancora maggiormente la partecipazione delle scuole in questi quattro giorni dove il festival sarà in Ticino. Oggi più che mai c'è bisogno di parlare di cultura, di parlare di teatro, di parlare di arti sceniche, ma anche di riflettere sulla necessità di spazi per la cultura indipendente e per chi fa teatro. C'è poi anche la necessità di riflettere sui mezzi finanziari che si vogliono mettere a disposizione per la cultura, perché se tutti diciamo che bisogna riconoscere il ruolo importante della cultura, vuol dire che dobbiamo anche riconoscere i mezzi finanziari che diamo alla cultura. E se vogliamo riconoscere la cultura e anche il teatro e dar loro il giusto posto che, che spetta loro, non possiamo sottrarci a queste riflessioni anche in un momento finanziario difficile per la Confederazione per il cantone o per i comuni. Penso che questa riflessione è doverosa e va fatta e a livello politico, a livello cantonale, la stiamo facendo, la stiamo portando avanti. Ringrazio quindi di cuore l'Associazione Incontro del Teatro Svizzero e i teatri ospitanti, che sono anche rappresentati tramite i loro eh, direttori, il Teatro Sociale eh, di Bellinsona, l'Ac Lugano Arte e Cultura e il Teatro Foce, che permettono al Ticino di essere luogo del festival, favorendo l'incontro e il dialogo il teatro, del Teatro Svizzero. la nostra realtà, superando così les barrières linguistiques et facendo conoscere encore di più la variegata offerte, l'importante offerte que nous avons comme canton. Merci, Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à M. Roberto Badaracco, qui est le président du LAC et directeur de la division de la culture, des sports et des événements de la ville de Lugano. Bonjour. Buongiorno a tutti grazie, ringrazio Marina per la sua introduzione. Fa piacere essere qua oggi, è un momento importante e anche emozionante perché ritornare con queste giornate svizzere del teatro in Ticino e in particolare all'AC è sicuramente un onore, un momento molto importante. Sono trascorsi sette anni, c'è stata la pandemia di mezzo, comunque sono tanti anni e ci fa piacere essere parte di questo circuito svizzero che guarda anche la Svizzera italiana con interesse. Io credo che questo sia quasi un obbligo confederale eh, notarci e far vedere che anche il Ticino, rispettivamente la città di Lugano, hanno un ruolo in tutta questa rete e dinamica non solo teatrale ma anche culturale. Ecco, io credo che tutto questo è possibile dal momento che il LAC è stato creato, l'edificio, il centro culturale perché prima è vero che le giornate svizzere del teatro, prima incontri svizzere del teatro sono iniziati nel 2013, quindi solo due anni prima della nascita e inaugurazione dell'AC, comunque senza una struttura così importante come il LAC io credo che sarebbe stato difficile organizzarle, soprattutto in città a Lugano, per, voi lo sapete, la, pochi luoghi a disposizione purtroppo per il teatro, ne vorremmo veramente di più. Ecco, io credo che già c'ero già sette anni fa quando abbiamo avuto queste giornate svizzere del teatro e avevo vissuto un'atmosfera incredibile tra gli operatori culturali, teatrali di tutta la Svizzera, della Svizzera francese, della Svizzera tedesca. Era stato un bellissimo momento di aggregazione, di condivisione e io credo che il senso di queste giornate sia proprio quello, di conoscersi eh, tutti in Svizzera, di avere delle relazioni molto importanti a livello teatrale, tutti gli operatori culturali e questo fa sì che si dia un valore aggiunto sostanzialmente a quanto viene fatto e prodotto in Svizzera, che è molto importante, ed è di grande qualità e ci sono degli operatori culturali e teatrali che sono eh, eccellenti. Ecco, la città di Lugano, voi sapete, tende, vuole eh, o ambisce, meglio detto, a diventare una città della cultura. Credo che negli ultimi anni, non solo con la creazione e l'inaugurazione dell'A che è stato fatto, si è cresciuti molto a livello teatrale, grazie anche al direttore artistico Carmelo Rifici. È stato fatto un lavoro anche su tutto il territorio con gli operatori culturali locali e questo sta portando dei frutti importanti, tante produzioni. Prima c'era Lugano in scena che è stato aggregato, introdotto nel LAC e ha portato anche qua un valore aggiunto con un centro di produzione, il LAC è un centro di produzione a tutti gli effetti, che produce tante produzioni. Eh, Pies teatrali soprattutto, ne abbiamo fatte circa una decina quest'anno, sono numeri importanti, che poi girano e vanno anche all'estero e girano in tutto il mondo, comunque in tutta Europa. Quindi questi sono risultati importanti, come la crescita anche del pubblico, l'interesse verso il teatro e crediamo che tutti questi elementi possano portare eh, a maggio ad un grande interesse sulla piazza a livello locale per queste giornate svizzere che mi auguro saranno veramente un successo a tutti gli effetti e ringrazio già tutti i collaboratori e tutti chi si darà da fare per rendere queste giornate comunque indimenticabili anche per gli ospiti che ospiteremo e dare lustro in un certo senso alla città di Lugano. Grazie mille. Io passo è il direttore del dipartimento dell'educazione, della cultura, della genesse e delle Affari sociali della ville di de Bellinzona. A voi. Sì. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Con un estremo piacere, in qualità di presidente dell'Inte Teatro, ma anche in qualità di municipale, e quindi a nome della città di Bellinzona, porto il saluto alle giornate del teatro svizzero che tornano in Ticino, come è stato detto, sette anni dopo la prima edizione, tenutasi appunto a sud delle Alpi. Con la speranza e l'intenzione che ciò possa ripetersi a scadenze regolari e sottolineare il nostro attaccamento alla realtà teatrale svizzera e la sua integralità. Particolarmente significativa in questa edizione è la bella collaborazione fra i tre teatri ticinesi coinvolti nell'organizzazione il nostro Teatro Sociale di Belenzona, il Teatro Foce, e LAC, che ci ospita in questa conferenza stampa, in una cornice incantevole. Che trasuda di cultura. Siamo molto grati di essere qui oggi, come io sono personalmente fiero che le giornate si suddividano tra Lugano e la mia Bellinzona. Per il Teatro Sociale di Bellinzona e la città di Bellinzona, quindi, è logico e naturale dare il loro contributo a questo evento, dato che il Teatro Sociale di Bellinzona si posiziona chiaramente come un teatro svizzero di lingua italiana. Con un teatro, cioè per il quale l'appartenenza alla Confederazione è una componente fondamentale della sua missione culturale, non meno che l'appartenenza all'area di lingua e di cultura italiana. Da una decina d'anni il Teatro Sociale di Bellinzona persegue questa sua missione anche con la produzione di spettacoli. Fa quindi molto piacere che nella shortlist di quest'anno, delle giornate di teatro svizzero che comprende 16 spettacoli particolarmente significativi, c'è anche Minotauro, uno spettacolo tutto belinzonese prodotto dal Teatro Sociale di Bellinzona e dalla La Tache 21. Teatro Sociale diretto dal direttore Gianfranco Elblin, che saluto molto cordialmente, si sta costruendo una sua rispettabilità nella scena teatrale nazionale, pur essendo una struttura piccola e tutto sommato ancora fragile. E sta aiutando anche alcune realtà indipendenti ad affermarsi. La città, nel limite delle risorse disponibili, chiaramente, ha dimostrato più volte di sostenerlo con convinzione, con forzi, con sforzi che vengono compiuti in questa direzione su più livelli. Tra sei mesi, è in corso, da sei mesi è in corso, un radicale rinnovamento del teatro sociale, a partire dalla dotazione scenotecnica che per le giornate del teatro svizzero si presenterà ampiamente rinnovata e aggiornata, questo per permettere al personale tecnico e artistico di lavorare al meglio nell'interesse in primo luogo delle opere teatrali e degli spettatori. Ho citato gli spettacoli presentati alle giornate svizzere del teatro. Il pregio dell'evento è però quello di offrire un programma parallelo costituito da conferenze, incontri professionali, assemblee e riunioni di comitato delle diverse associazioni coinvolte. Le giornate sono quindi il momento in cui la scena teatrale professionale svizzera si ritrova con un obiettivo di fondo molto nobile. Quello di contribuire all'integrazione della scena teatrale nazionale e, di, e al di là delle barriere linguistiche. Da parte mia e della città di Bellinzona, eh, auguro a tutti voi una buona visione e una buona permanenza in Ticino. Grazie. Grazie a voi tre. Penso che qu'on se à l'ouverture des Journées du Théâtre Suisse. Et j'appelle maintenant Carmelo, Gianfranco et Claudio et Julie à me rejoindre pour la suite de cette présentation. Merci beaucoup. Merci. Julie, ici Et vous, comme tu viens là Carmen Se vai di là, c'è il microfono. Uh, Senza più attendre, je passo tutto suite la parola a Carmelo Rifici, che è il direttore artistico del LAC, Arte e Cultura. Grazie mille, grazie mille Sandrine, buongiorno a tutti. Io non posso che Rinnovare la, come dire, la felicità di, di essere parte come LAC di questa importantissima manifestazione. E racconterò soltanto due cose sull'AC, su ma giusto per uh, Uh, per, per, per far comprendere o per uh, aiutarci a capire perché noi abbiamo bisogno di avere una manifestazione come le Giornate del Teatro Svizzero qui uh, in Ticino, e, è importante perché da quando il LAC esiste e anche in, in grande sinergia e in grande collaborazione con almeno l'altro partner importante del Ticino, che è il Teatro Sociale di Bellinzona. Abbiamo cominciato a fare un lavoro molto serio sul territorio. Molto serio significa quello di aver immaginato che un teatro come il Lac non potesse essere aperto soltanto per immaginare delle ospitalità. Fondamentalmente è stato questo. Cioè il Lac non poteva non prevedere una uh, visione della, della, della scena uh, uh, svizzera italiana verso il resto della Svizzera, ma anche il resto, del resto dell'Europa. Quindi in collaborazione con il direttore generale Michel Gagnon, che ringrazio, abbiamo subito immaginato, io sono arrivato nel 2014, l'ACCO l'acqua aperto nel 2015, di creare nell'ACCO un centro di produzione. Centro di produzione non significa soltanto produrre spettacoli, significa soprattutto creare relazioni. Questa è stata la, la, la nostra missione, creare relazioni con il resto della Svizzera, creare relazioni con, con altri partner, tra cui l'Italia, che per noi, essendo minoranza linguistica, è stato estremamente importante. Come secondo punto uh, da annoverare rispetto alle nostre esigenze è quello di dare una un grande uh, importanza alla scena indipendente del territorio decidendo di aprire a... Uh, attraverso il sistema delle residenze da alcune compagnie eh, per noi importanti, una sicuramente la compagnia Finzi Pasca che è diventata immediatamente artista residente del territorio e poi eh, in, in seguito molte altre compagnie come Trickster P, Collectivo Treppenwitz, Lorena Dozio, ma ne potrei citare moltissime delle compagnie che grazie all'H hanno trovato poi una casa, una possibilità di, di far sì che... Come dire, le loro visioni potessero diventare realtà in quanto prima spazi reali non ce n'erano e anche supporti economici ce n'erano pochi. Questo è, eh, come dire, per noi di fondamentale importanza. Le giornate sono importanti anche perché sono una grande opportunità per il pubblico del Ticino di osservare attentamente la vitalità della cultura teatrale performativa svizzera, di osservarne soprattutto la sorprendente complessità. Perché l'influenza delle quattro regioni linguistiche, non soltanto nel loro territorio, ma nel territorio allargato della, della, della Confederazione e in, in totale corrispondenza con le, con, con le nazioni che sono confinanti con quelle regioni linguistiche, comportano una varietà e una complessità che danno una lettura della Svizzera e danno una lettura del presente. Per noi avere. Uh, quella possibilità qua in Ticino, magari ecco, questa è la seconda volta, tutti ci auguriamo che non sia l'ultima, ma che possa essere un, un, un proseguo di questa manifestazione: permette una vera e propria lettura di come si sta. Muovendo la cultura svizzera, che è una cultura che ha una sua identità molto precisa, ma da una complessità sorprendente. Io mi auguro che queste giornate possano comportare questo: cioè permettere al nostro pubblico, che già attraverso i nostri teatri hanno la possibilità di guardare molto al di là del Gottardo, eh, ma di avere in questi quattro giorni una vera e propria lettura della nostra complessità e in questo credo che sia la grande portata di queste giornate che auguro si possano svolgere, svolgere al meglio e ringrazio soprattutto il comitato di aver, di aver pensato a noi come partner ideale grazie mille grazie io passo la parola, passo la parola a Gianfranco Hebling che è il direttore del teatro sociale a Bellinzona grazie non mi fai la domanda che avevi preparato? <ride> allora, la, la domanda che aveva preparato era che cosa mi aspettassi io da queste giornate del Teatro Svizzero. Vi dico la risposta perché ho preparato anche la risposta. Um, sostanzialmente nulla di particolare, cioè non mi aspetto nulla di particolare da queste giornate del Teatro Svizzero che se si svolgessero a Winterthur o a Sier o a Ginevra. Uh, sette anni fa... La risposta era stata fondamentalmente diversa, cioè sette anni fa ci dicevamo vogliamo farci conoscere, vogliamo che queste giornate siano un trampolino eh, per la scena teatrale ticinese per accedere al resto della Svizzera. Ecco, credo che in questi sette anni è stato fatto un pezzo importante di cammino, non siamo ancora arrivati dove vorremmo essere, però eh, da da diversi anni con il contributo dell'AC, con il contributo della scena indipendente, con il contributo del teatro sociale, con il contributo anche delle, delle istituzioni, con il contributo anche eh, di chi si occupa di formazione teatrale sul territorio. Eh, la scena teatrale ticinese negli ultimi 10-15 anni è cresciuta molto, è cresciuta in professionalità, è cresciuta in qualità, è cresciuta anche in numeri, forse questo un giorno diventerà un problema, ma per intanto è una ricchezza e eh, non è più paragonabile a quella che era 10-15 anni fa e quindi anche le attese nei confronti delle giornate del teatro sono, sono diverse eh, noi oggi, eh, penso di poter parlare anche per Carmelo ci sentiamo sicuramente integrati nella rete teatrale svizzera eh, non meno che lo sono integrati eh, Monté e, e, e Winterthur non è che fra Monté e Winterthur ogni giorno si telefonano 27 volte c'è ecco. da costruire ancora una vera eh, rete nazionale di teatro, però ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando sul piano nazionale e il Ticino in questo lavoro sul piano nazionale è presente ed è propositivo, è presente con tutte le sue realtà, sia della scena indipendente che della scena eh, istituzionale e il pubblico ci sta seguendo in questi anni. Il pubblico sta crescendo moltissimo, è esploso a Lugano grazie all'inaugurazione all dell'AC, ma non è diminuito negli altri teatri. Quindi si sta creando del pubblico, si sta creando attenzione, si sta creando cultura teatrale. Quindi eh, il lavoro da fare è ancora tanto, ma se vogliamo avere una, un termine di paragone rispetto al percorso che è stato fatto, eh, mi sono ricordato qualche giorno fa che 21 anni fa, no, 22... 23 anni fa c'erano stati in Ticino la, la sessione delle Camere federali a Lugano. E in quell'occasione eh, c'era stato un programma collaterale, anche le sessioni parlamentari hanno un programma collaterale e eh, nel programma collaterale si era deciso di allestire uno spettacolo teatrale. Allora, a chi si affidò eh, l'allestimento dello spettacolo teatrale ad un consigliere nazionale che scrisse lo spettacolo? E ne fece la regia, lo mise in scena. Non ci fu scandalo, ci fu qualche timida protesta della debole scena teatrale locale, ma la cosa venne messa via così come decisione logica e giusta e forse non era nemmeno così sbagliata, nel senso che forse eh, la scena teatrale all'epoca non sarebbe stata in grado di dare la risposta che ci si aspettava. Ecco, oggi una decisione di quel tipo sarebbe assolutamente inimmaginabile, sarebbe del tutto incomprensibile. E, e questo ci dà la, la dimensione di quanto sta cambiando eh, il teatro nella Svizzera italiana. E quindi ecco, sono felice di, di poter vedere delle giornate del teatro svizzero senza nessun'altra aspettativa se non quella di vedere una, una bella festa del teatro. Grazie. Merci. Merci beaucoup. la parola a Claudio Ciapparino è direttore di Teatro Foce, ma è anche responsabile della divisione eventi e congressi della città di de Lugano. S'il vous plaît. Eh, prima di tutto sono molto grato di essere di rappresentare a questo tavolo il Teatro Foce e quindi <coughs> che il Teatro Foce sia dentro ne, al, nelle giornate del Teatro Svizzero per me è un segno molto molto grande per tutto quello che il teatro Foce ha fatto in questi anni, io lo gestisco dal 1993, quindi sono 31 anni, che siamo almeno umilmente a servizio della scena indipendente. Tutte le compagnie sono passate o comunque passano eh, allo studio, al teatro Foce e, un lapsus studio perché si chiama storicamente, è sempre stato chiamato studio, poi abbiamo, con le due sale abbiamo distinto eh, le, le due sale, teatro e studio. E sono molto grato anche al fatto che eh, c'è una grandissima collaborazione tra eh, il FOCE e il LAC, proprio perché il LAC ha preso a carico anche tantissimo della, delle produzioni locali, eh, diciamo portando al LAC quello che può stare al LAC e collaborando col FOCE. Quello che è naturalmente è più adeguato a uno, a uno spazio come il Teatro Foce. Allo stesso tempo, appunto, sono anche molto grato a Gianfranco perché le, i confini non si limitano delle collaborazioni a Lugano, non si limitano soltanto a Lugano, che è già eh, una grande cosa, avere questa grande, gra, grande collaborazione da quando c'è il LAC. Ma abbiamo spesso anche delle collaborazioni con delle produzioni che ci arrivano eh, dal Teatro Sociale che sono anche molto, molto significative perché anche loro fanno un lavoro di, di sostegno a, alla scena indipendente eh, dando spazio da loro e quindi come il, il foce è un piccolo crocevia di tutte quelle realtà che possono poi eh, circuitare, si spera, a livello più che locale, quindi cantonale e nazionale. Chiudo dicendo semplicemente, sottolineando ancora veramente la gratitudine, perché il nostro piccolo teatro che c'è da tanto a Lugano eh, è rappresentato nella, nella scena della, delle giornate svizzere del teatro. Quindi vi ringrazio tantissimo. Grazie. Avant de passer la parole à Julie Pauker, qui est notre directrice artistique depuis quatre éditions, euh, j'aimerais vous dire que voilà, ça fait dix ans que l'on existe. Dix ans, c'est à la fois long et à la fois court. Et chaque année, en fait, on a réfléchi sur la dynamique de ces journées du Théâtre Suisse pour euh, améliorer notre fonctionnement, renforcer les partenariats, gagner en visibilité. Et depuis 2013, on a été nomades. On a été dans toute la Suisse et c'était important pour nous de rencontrer beaucoup de partenaires, beaucoup de directrices, directeurs d'institutions, de rencontrer un territoire, une langue. Et euh, nous aimerions, dans les années à venir, pour la deuxième partie de notre maturité, euh, nous réfléchissons sur un modèle euh, de s'installer tous les trois ans sur une région linguistique. Donc, nous aimerions beaucoup retourner à Fribourg en 2026. Et c'est important pour nous de revenir là-bas parce que, comme on l'a pu le remarquer ici au Tessin, le fait de venir pour la deuxième fois, les contacts sont déjà là. On a l'impression d'arriver sur un territoire qui a beaucoup changé depuis 2017, mais quelque part, on peut favoriser, aider, participer aussi à, à la visibilité qui est donnée sur cette région. Donc, on aimerait beaucoup retourner à Fribourg en 2026, mais avant Fribourg, on va aller pour la première fois à Tsoug en 2025 et on espère revenir au Tessin plus tard en 2027. À voir, on verra, on est en discussion. Euh, très important, Julie Pauker, elle en parlera tout à l'heure. Euh, durant une année, voire même plus d'une année, elle voit énormément de spectacles dans toute la Suisse. Et les spectacles qu'elle choisit constituent une shortlist. Et ces euh, artistes, ces compagnies, ces metteuses en scène, metteurs en scène, euh, sont tous regroupés sur notre site. Donc c'est très important aussi d'aller voir qui avait été euh, sélectionné dans la shortlist. Et de cette shortlist, elle constitue la sélection dont elle parlera tout à l'heure très important aussi de vous dire que depuis le début nous sommes en partenariat avec l'Office fédéral de la culture, l'OFC nous sommes régulièrement en discussion avec eux à la fois sur les prix, comment mettre en valeur les prix de l'Office fédéral de la culture, les prix de, des arts de la scène et aussi comment eux donnent un prix à un artiste qui est choisi par Julie et comment nous on met une lumière particulière sur un, une des lauréates, lauréats de l'Office fédéral de la culture. Euh, voilà, je n'irai pas plus loin parce que tu vas nous parler du programme et c'est quand même un petit peu la partie la plus importante <laughs> des journées <laughs> du tat de suisse. merci. buongiorno. <laughs> Provo in italiano. pour um, allora per, per cominciare, eh, voglio darvi una piccola impressione delle edizioni passate. Che, che abbiamo fatto a, a Coira, Liechtenstein eh, e a Friburgo. Allora, Simon, piacere. Sì, Per me è un grande, grande piacere essere qui oggi per, eh, per parlare della, della programmazione di quell'edizione in Ticino. Personalmente ho una lunga storia eh, con, eh, con la città di Lugano, ma piuttosto turistico, come è vero per, per molta gente de, della Svizzera tedesca. I miei genitori avevano un appartamento a Oria. Eh, allora non, non lontana da qui eh, per quella ragione sono venuto molto molto eh, a Lugano ma di rivenire qui adesso eh, in una funzione eh, professionale eh, per, per, per lavorare, per fare la cosa che mi appassiona il teatro e per, eh, di farla co con gente di qui che, che hanno la stessa passione è veramente, passione, è veramente qualcosa di speciale è un privilegio per me e molto speciale um, negli anni adesso che già che, che sono con le giornate del teatro svizzero sono quattro anni più o meno um, ho scoperto um, gradualmente la scena del ticino del teatro ho incontrato degli artisti eh, i direttori Uh, e, e, le, i, e i teatri ho visto molti spettacoli qui al Teatro Sociale al Festival FIT internazionale a Lugano uh, e della scena, la scena indipendente al Foci anche e uh, ho scoperto la ricchezza uh, del teatro di lingua italiana in, in Svizzera e l'ho trovato molto molto interessante um, e abbiamo anche sviluppato un dialogo Uh, continua, continuato um, sulle questioni del teatro, sulle estetiche um, e per me il più grande regalo adesso è, è la semplicità di questa collaborazione perché abbiamo già fatto dei passi uh, uh, insieme, c'era il festival anche, uh, ma anche in un, siamo in, in un dialogo e, e ci erano anche gli spettacoli Uh, alle ed edizioni passati, c'era il tuo spettacolo uh, a, a Coira, no a Friburgo, <ride> c'era Ticino is Burning a Coira. Quindi non cominciamo da zero e questo molto, uh, molto bene e, e semplifica la, eh, la cosa. Uh, un, uh, noi siamo forse in un tempo dove non è così semplice di parlare del futuro, in un, una un modo positivo, ottimista. Per quella ragione ehm, abbiamo deciso di parlare di futuro al Festival eh, adesso e c'è il titolo Futuro lo vedrete, eh, che è un po' soprattutto eh, tutto la progra il programma e spettacoli, ma anche il programma collaterale. Vogliamo eh, provare di, di parlare di, di un futuro che c'è. Uh, nel teatro, nella cultura, in un mondo che è molto diventato molto complicato anche e problematico e questo si vede anche uh, naturalmente negli spettacoli uh, e gli artisti ne parlano e uh, sarà il soggetto di quell'anno. Uh, L'autostrada del futuro, uh, forse non ci sono le macchine ma va uh, nella direzione del teatro, della cultura. Uh, e per questo eh, abbiamo un po' scelto questa, questo visuale eh, si sì, finendo uh, sulle sentieri del cicino um, per me uh, il teatro quando, quando trovo interessante sempre anche um, mi, dà, mi, mi dà speranza um, uh, speranza che, che abbiamo un futuro che, che, che um, arriviamo a restare in movimento creativi in, in, uh, in scambio um, insieme e con i cuori aperti. Così, non si. Non... Ok, posso prenderlo. Basta. Eh? Lo mette un po'. Così meglio. Vicino. Vicino. Ok. <ride> <ride> um, voilà, uh, la speranza um, di. Um, di continuare a parlare uh, invece di, di affrontarsi e di uh, gettarsi l'uno contro l'altro um, e penso sentire che, che dopo anche la, la, la crisi di covid uh, il teatro sta rivenendo e il pubblico riviene e qui e questo è anche una un grande speranza e una cosa positiva che sento fortemente quando vado a vedere degli spettacoli. Um, in quel senso penso che le giornate del Teatro Svizzera hanno un grande potenziale perché nel cuore di quell'evento uh, 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 vogliamo incontrarsi quel... Quel, quel popolo di teatro che siamo, dare una possibilità di scambiare, di discutere e di muovere eh, le cose insieme. Um, ma adesso voglio parlare un po' della, della programmazione, delle cose che, che vedremo. Um, non era semplice mettere insieme una programmazione per quattro giorni solo, eh, molto compatto. Uh, di, che rep, rappresent, rappresenta un po' la diversità e la ricchezza che abbiamo uh, nel teatro svizzero, uh, con, con sei spettacoli più o meno, um, ma penso che, che sono arrivato più o meno. Um, e c'è anche questo è molto importante, ma abbiamo già sentito, c'è la shortlist che è anche un po'. Più largo, una panoramica un po' più grande eh, della diversità eh, del teatro e la, ehm, la selezione è veramente una, una curatela, anche perché per me è molto importante che gli spettacoli che mostriamo e che invitiamo eh, fanno senso per, per il luogo dove, dove è il festival, per, per le scene che abbiamo e per, per le città. Ehm, e, e di, di trovare veramente spettacoli che, che fanno senso insieme anche. Um, per un, allora dobbiamo funzionare in due livelli direi, per, un, per un, uh, un pubblico locale ma anche per un pubblico professionale che ha forse altre, um, uh, altre idee. Quindi um, bisogna avere... Un, uh, un livello abbastanza progressivo uh, e, e solido, ma anche um, un'accessibilità uh, per, per la gente solo per, che, che, che ama uh, il teatro. Uh, sì, spero che è riuscito e vedremo insieme uh, come, come va andare, ma uh, penso che gli spettacoli che, che abbiamo invitati sono veramente uh, appassionanti. Uh, Contemporanea interessante eh, per tutti. Um, adesso eh, perché voglio, guardo un po' l'ora, abbiamo un po' <ride> tardi. <ride> sì, tardi. Allora, eh, voi avete gli spettacoli, eh, ma dico solo rapidamente qualche frase eh, eh, sugli spettacoli per, per darvi un po' l'idea eh, per la scelta, ma poi. Sul nostro sito vedrete uh, tutto, ho anche uh, scritto dei testi un po' perché ho, ho, scelto, ho, ho fatto quelle, quelle scelte. Um, C'è un site specifico, come, come hai già detto, uh, che viene gli artisti che fanno il viaggio. Si, si chiama e gli artisti che fanno vengono da Lausanne, sono degli eh, artisti molto, con molto soggetto che lavorano sul livello internazionale anche, ma chi si confrontano al luogo dove fanno il walk artistico e qui lavorano con Anaí Traversi che conoscete, che eh, è anche rappresentata nella shortlist eh, Minotauro, eh, fa parte del collettivo Treppenwitz. Eh, Abbiamo anche Camilla Parini e Simon Waldfogel, ah, <ride> eh, che è anche eh, sulla shortlist ehm, e lavora con Prismi, Luminanza, c'è anche Alan Alpenfeld qui eh, con cui lavoriamo anche, eh, quindi una persona che lavora molto, molto qui. Eh, questo è il site specific che va eh, sulla collina d'oro, grazie a Claudia Lombardi di sostenere quel luogo con le sue idee e le, le cose che sa della collina d'oro. Uh, poi per l'apertura c'è uh, uh, il gabbiano uh, di Meuve uh, del Chekhov e io voglio un po' switchare in francese, uh, la muette uh, muet la muette, la muette, buon. <ride> La mouette euh, de Schauspielhaus Zürich, d'un metteur en scène, euh, Christophe Rupping, qui est euh, très, très répandu en ce moment, qui fait beaucoup de choses euh, en Allemagne, et en Suisse, en Allemagne, en Autriche, un peu partout. Et pour moi, il est, il est très intéressant parce que c'est peut-être, euh, je ne sais pas le seul, mais un des. qui arrive le plus. À, à faire du théâtre contemporain très moderne, très performateur, très direct au public, vers le, envers le public, mais qui arrive aussi à chaque fois de créer les grandes images de théâtre et les grands sentiments émotions théâtrales. Il, est, il, il, est, il dépend aussi de ses acteurs actrices qui sont très importants, qui sont toujours avec lui. Donc c'est un très beau spectacle et je crois, Tchekov euh, et, et euh, Ruping, c'est vraiment un match. C'est son premier Tchekhov qui fait. Donc un grand spectacle euh, sur ta scène. Et euh, Carmelo, un mot juste courtement parce que tu étais, quand je t'ai euh, 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 proposé ce spectacle... Tu hai sì, re sì. reagito sì. a sé fortemente? Sì, devo dire che quando Julie mi ha proposto di aprire il, le giornate con uh, la, il Gabbiano di Duping ero molto, molto contento, l'ho subito ho detto sì, immediatamente, perché per due motivi: tre motivi essenziali, vado velocissimo. Uno, perché Gabbiano è un testo in Ticino estremamente importante, perché è il testo con cui abbiamo aperto il LAC. Quindi, eh, devo dire che. Quando sono arrivato qui a Lugano, la prima cosa che mi è venuta. Che, che mi sono chiesto come aprire il l'AC, no? come dare questa importanza al, al, al repertorio, ma anche a una visione contemporanea del teatro. Gabbiano era un testo importantissimo e che è diventato poi un, come dire, un, un, un testo di repertorio del, del, del nostro teatro. È un testo che è molto amato dal nostro pubblico, e quindi questo ci, 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 come dire, ci lega molto alla, alla, al repertorio di Cecco il secondo, il secondo motivo è perché Schauspielhaus come... Come base al teatro per noi sono un modello di riferimento, noi non abbiamo l'ensemble, lo vorremmo avere come ce l'hanno loro, ma fondamentalmente cerchiamo in qualche modo di assomigliargli da qualche parte, nel senso che il nostro teatro è un teatro che guarda il repertorio, sia quello tradizionale che quello contemporaneo, ma attraverso una sensibilità tutta del presente, tutta contemporanea, esattamente come fanno quelle grandi istituzioni. E poi la regia di Ruping, che è un regista che io amo molto perché... perché rimette al centro il rapporto frattore e spettatore. Uh, al di là di ogni tentativo formalistico che lui evita in tutti i modi le, le, sue, le sue rappresentazioni sono veramente delle, del, delle, delle esperienze per il pubblico e credo che per il nostro pubblico guardare di nuovo al Gabbiano che hanno visto tante volte in questi, in questi dieci anni sul nostro palcoscenico attraverso la sensibilità di Ruping per noi è meraviglioso posso soltanto dire che sono anche molto contento scusami Giuli, di avere all'interno delle giornate del Teatro Svizzero il lavoro di, di Rubidori, Rubidori Mannschaft prodotto dal FIT, perché sapete che il FIT per noi è come dire un pezzo di cuore e, e quindi siamo molto, molto felici di, di rivedere quello, il lavoro di Rubidori qui a Lugano. Grazie. No, a Lugano, a Bellinzona. sì oui, a Bellinzona, giusto. <ride> no, ma. Uh, uh, Freudiano, Freudiano. No, c'è tre giusto perché io le ho qui, alcune cose da mettere in ordine. Euh, euh, à Lac, et une production est bellissima. Et, euh, puis j'ai entendu que, que euh, Ruby Dorimanshaft euh, est en train de préparer une version euh, mobile euh, et, et plus, euh, plus euh, installatoire euh, de, de ce spectacle-là. Et pour cette raison, on a eu l'idée ensemble de, de le faire à Bellinzona, justement, dans un autre espace donc pas dans le social mais dans, dans euh, cette belle ville de benitsone où les gens n'ont pas encore vu le spectacle, mais aussi, ça sera une version assez différente que moi non plus, je n'ai pas encore vu Donc, je suis très curieuse et je trouve aussi très joli qu'on a comme une, une première euh, un peu dans, dans notre festival avec ça, parce que ça va être, ça va être euh, une expérience différente. Voilà, ça, ça va, se, ça va se faire à Bellinzona. On va passer un après-midi, une soirée à Bellinzona avec ça et aussi avec, bien sûr, un spectacle. Uh, al teatro sociale, uh, La tempesta de Shakespeare, une uh, adaptation assez, uh, assez libre de ce spectacle que vous connaissez sûrement. Et je suis très, très uh, contente qu'on a pu le faire. Merci aussi à ma collègue uh, Aline Joie uh, pour, pour avoir donné sa force, pour faire ça possible, et Simon Waldfogel comme coordinateur. Um, et. Al teatro sociale perché non è evidente, è una grande produzione del Teatro Municipale di, di San Gallo. Um, è una, un, una compagnia mixta di, di persone del, della compagnia di San Gallo e delle persone in una situazione di handicap, ma che fanno il teatro regolarmente. È, è bellissimo perché. Uh, Gio giocano e dovremmo uh, giocare in un senso molto originale, sono tutto nel momento di giocare perché non è sempre così nel teatro. Noi vogliamo sempre, ma non arriviamo sempre di essere così uh, all'improvvisa e nel momento. E questo per me mi ha toccato molto anche con gli, con gli attori che, per, del, della compagnia permanente, quel mix. Uh, è molto speciale e il, um, il direttore michel schröder e qualcuno che viene della, della scena indipendente è veramente un, un match e forse due parole anche perché non abbiamo molto tempo ma eh, perché eh, eh, pa qualche parola di quel momento a Bellinzona eh, gianfranco da voi um. Sì, no, la, la tua idea di programmare Sturma a Bellinzona è, è follia pura, eh, perché questo spettacolo è stato creato Mise di San Gallo, che è un teatro, per chi l'ha visto, è, è un vecchio deposito dei treni con la piattaforma, quindi si allarga verso il fondo, quindi più, più si va in profondità più diventa largo. Il palcoscenico del sociale è esattamente <ride> il contrario. E, e, e a San Gallo negli atelieri del, dello Stadt Teatro di San Gallo sono disperati, stanno lavorando come folli, ma arriveranno in tempo con una scenografia completamente rifatta. Per fortuna, che è l'ultima rappresentazione che faranno, per cui possono tagliare tutta la scenografia come, come vogliono. Ma <ride> sa sarà interessante. È, è un riallestimento, è, è di fatto un riallestimento dello, dello Speriamo spettacolo. che non sia l'ultima, per loro. Dobbiamo <ride> ricostruire tutto poi. <ride> Eh, quello che mi piace anche di questo spettacolo è che è un lavoro appunto con, eh, con attori e attrici con disabilità eh, cognitive. Eh, non sono l'unica compagnia in Svizzera che fa questo genere di lavoro, anzi la, la più famosa è il Teater Hora che ha già vinto una, un anello Hans Reinhardt, Gran Premio Svizzero di Teatro nel 2016 e che al Teatro Sociale abbiamo ospitato. In due occasioni negli anni scorsi, quindi per noi è anche un modo per riallacciarci a, a questo genere di, di lavoro, proprio con uh, di, un lavoro di integrazione, ma un lavoro di integrazione di qualità anche sul piano professionale. Grazie. Mm. Poi, eh, riveniamo, a, riveniamo a, a Lugano con Introducing Living Smile Video, che è un monologo di un artista eh, dall'India che è una persona transgender che racconta la sua storia in una molto toccante anche eh, la storia del, eh, del suo viaggio in Svizzera che, che uno era un fuggitiva infatti quando, quando era arrivata e, e del suo corpo um, sulla scena anche. Um, e ha avuto molti problemi nel suo paese perché era la prima persona che, si è, che ha fatto un, un outing uh, come persona transgender e ha parlato di quella, di quella cosa uh, e quindi uh, c'erano molti problemi e, e um, era attaccata fortemente e adesso è in Svizzera uh, da sei anni non ha ancora una, un, uh, un stato di soggiorno definitivo uh, ma ha molto successo come artista e veramente fa una, un cammino um, uh, adesso a quel momento uh, è invitato alle festival e sono molto contento di, di averla con noi uh, al foce e uh, abbiamo già parlato del foce um, ma per te forse un'altra un, un domanda. Um, come uomo di, di teatro. Che, che cosa ha visto uh, uh, nel, so, nell'anno scorso, che ti ha un po' marcato um, come spettacolo? Ma ne cito tre per equità, non solo uno, e non cito i nomi delle compagnie. <ride> Però molto significativi i temi che, si che le compagnie rappresentano al Foce, come del resto quello che voi portate, è molto in linea con eh, un teatro molto impegnato perché le compagnie al Foce eh, portano dei temi mh, esistenziali, storici, che sono molto significativi per la come provocazione anche per, eh, per il mondo in cui viviamo. Quindi per, per citarne tre. Uno più leggero perché rappresenta la, la capacità di artisti, di attori, di educare, di introdurre giovani nel mondo del teatro, quindi ci sono delle scuole di teatro che rappresentano gli spettacoli, per esempio un, una, uno spettacolo divertentissimo: è stato Rumori Fuori Scena. Questo è molto leggero, il tema non è impegnato. Quello che è impegnato ed è molto interessante è che. Gli artisti fanno anche educazione e introduzione al teatro con chi si vuole affacciare, non per forza diventare professionista nel mondo del teatro. Ma gli ultimi due che posso dire molto, molto significativi sono, per esempio, il respiro del mondo, che, che tocca il tema sensibile dell'evoluzione eh, ecologica della, del, del pianeta, e quello che ci tengo tantissimo perché ho avuto anche voluto. Come dire, in, in modo molto pressante, in, in, invitarlo quando ho visto che c'era uno spettacolo eh, ispirato a Hemingway, addio alle armi, visto il periodo in cui viviamo, l'ho voluto assolutamente. Quindi, questo è ancora, ancora più attuale in questi giorni, dove la situazione sembra sempre più aggravarsi. Quindi, eh, mi ha colpito molto proprio perché parla della. Totale scelleratezza della guerra, della insostenibilità della guerra. Quindi di questo sono molto contento che al Foce si possano fare del resto come, come lo fa anche il l'AC, come lo fa anche il teatro sociale. Quindi non è che siamo speciali soltanto noi. E per dire che al teatro Foce eh, si dà molto spazio a questo tipo di, eh, di teatro impegnato. Grazie. Ehm, allora, eh... Le dernier spectacle, euh, ça va être encore au lac, sur la grande scène du lac. Euh, L'artiste, c'est Marc Osterhoff, que peut-être vous connaissez, parce qu'il a, il a fait à la scola Dimitri euh, au début de sa carrière, puis il a aussi continué à la manufacture à Lausanne. Et euh, il est très répandu en ce moment. Il a fait un très beau spectacle qu'il a créé à Ovidi, à Lausanne, et qui est un homme. Seul sur scène, qui ne veut pas être sur une scène et qui ne peut pas en sortir. Et c'est un moment magique, élargi sur une heure ou un peu plus, euh, où il essaie de sortir de la scène et il n'arrive pas. C'est très poétique, c'est très, très beau à voir. Euh, et oui, c'est un grand artiste qui fait des choses incroyables avec une scène vide. En fait, qui n'est pas vide, donc il y a les gens qui aident peut-être un peu autour, mais qu'on ne voit pas. C'est très magique. C'est dimanche et c'est aussi ouvert pour, pour les enfants à partir de, de, de 8 ans. Ils vont adorer. Voilà, et pour terminer ça, je voudrais vous montrer un autre petit film de la sélection. Ce sont des petits extraits des spectacles de la sélection. Espérons que vous avez vraiment envie de venir. <laughs> bon, je vais raccourcir un peu euh, et ne pas parler très longtemps du programme collatéral euh, pour des raisons de temps, mais euh, c'est aussi très riche, c'est ah, une partie et dessus, c'est qui et ci y a aussi euh, nos parties, un peu dans le public, delle iniziative attuali del Ticino eh, che, che abbiamo scoperto insieme eh, col, con l'équipe in, in quell'anno. C'est Christina Galbiati qui va faire. Euh, une, qui, maintenant, j'ai le mélange des langues. <laughs> je ne sais plus comment je parle. Euh, une, une, qui, va, qui va modérer une discussion sur euh, l'état des théâtres. Non, pas vraiment sur l'état des théâtres, mais sur les perspectives euh, du théâtre au Tessin. Donc, on fait une, 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 un, un saut dans 10 ans. Comment, où on peut être dans 10 ans au Tessin avec la scène euh, de théâtre. Et il y a beaucoup d'initiatives maintenant. e ha un po' di cose che si muovono, il Territory Festival, e lì ha Idra, e eh, ha Associazione Idra, e ha Ticino is burning, e ha ehm, eh, Isidora Danza, e ha T. Eh, che sono anche qui e, e che parla, parla, parleranno eh, di, di queste domande. E, e più eh, un atelier che che parla di, delle, delle Des, des femmes dans, la, dans les positions de direction. Vous avez déjà euh, parlé de ça. Et voilà, il y a un programme où on peut se rencontrer dans le Centro Festival et, de, et discuter de, de ces choses-là. Et pour nous, c'est vraiment un peu au cœur ces moments de se rencontrer, de se voir et de, de penser le théâtre suisse ensemble et de le de le pousser aussi à un autre endroit où ça peut être euh, peut-être dans, dans quelques années ou la prochaine fois qu'on est, qu est là, peut-être on a encore fait des grands dépasses. Des voilà. Oh, le mot d'affaire Oui. Comme ça, on est dans les temps Oui. Merci beaucoup à toutes et tous. Euh, on arrive gentiment au bout de cette présentation. Euh, J'aimerais insister sur le fait que tous les spectacles sont traduits donc si c'est en italien, c'est aussi en français et en allemand. Si c'est en allemand, c'est aussi en italien et en français. Donc c'est important de, de transmettre cette information. Donc tous les, tous les spectacles seront facilement compréhensibles grâce à ces traductions. Euh, aussi vous dire que comme on, on parle beaucoup de territoire... Euh, depuis une dizaine d'années, on constitue un groupe qui s'appelle le Forum des jeunes, qui est animé par Tristan Yaghi et euh, des jeunes artistes de toute la Suisse viennent suivre pendant quatre jours les Journées du Théâtre Suisse et euh, ils parlent des spectacles, ils parlent entre eux. Enfin, on, on crée une véritable communauté avec ces jeunes, euh, aussi des étudiants, des gens qui viendront de, de classes, de collèges d'ici, et aussi euh, l'académie Dimitro, Dimitri, Dimitro. Moi aussi, <laughs> Dimitri, euh, qui suivra les spectacles. Euh, toutes les informations pratiques sont sur notre site, qui est euh, totalement à jour depuis aujourd'hui, avec toutes les images, avec tout. Et puis, est-ce que Julie, tu aimerais faire des remerciements particuliers avant que je fasse les autres remerciements mmh, une petite, petite chose. Euh, Juste euh, mon équipe pour vous, c'est tôt parce que le festival c'est pas encore fait, mais pour nous, on a déjà fait un grand chemin. J'ai déjà mentionné euh, Aline Joie et Simone Waldvogel et on a aussi Christine Bloch euh, là derrière avec euh, Katia Gandolfi qui nous aide pour le territoire et Christine qui est notre responsable euh, pour la communication, donc aussi pour cette conférence de presse. Euh, voilà ça et puis euh, j'ai pas mentionné, j'ai mentionné le, le centre festival mais c'est la solejata qui est responsable pour ça donc c'est pas nous qui faisons mais on fait ça en collab collaboration avec les gens qui sont là les responsables qui sont là voilà, euh, oui on est très contents de, de, de pouvoir créer un lieu euh, euh, festif ensemble euh, avec le lac ici euh, et puis oui il y a aussi nos responsables euh, mais les plus importants sont, sont ici. Merci. Petite équipe, mais force. Je remercie le canton du Tessin. Merci beaucoup. Je remercie les villes de Lugano et Bellinzona. Je remercie l'Office fédéral de la culture qui, depuis dix ans, nous suit. Proelvezia qui aide aussi à la venue de directrices et directeurs qui viennent d'autres régions linguistiques. Ernst-Gönner-Stiftung, la fondation, et puis nos partenaires, le M2Act, qui est une émanation du pourcent culturel migro, La Soleggiata, encore une fois, qui sera au cœur de notre lieu central ici à Lugano, Tasty Future, avec qui on travaille pour la deuxième fois, puisqu'ils étaient déjà avec nous euh, l'année passée à Fribourg. Euh, nous sommes pile poil dans les temps. Il y a peut-être quelques questions qui viendraient euh, de vous. Des questions. Je crois que tout le monde a envie de profiter du soleil, de la vue, de boire l'apéritif. Donc, ma conclusion sera celle-ci. Je peux que vous remercier toutes et tous d'être là ce matin. Remercier aussi ceux qui nous ont suivis en streaming. Merci à La Clugano et aux équipes techniques qui ont permis de mettre en place tout ceci ce matin avec beaucoup de générosité. Et puis, mon mot de la fin sera. tutta la Svizzera in Ticino.